finirà il mercato tutelato dell'energia. Prima di questa data, chi non avesse ancora scelto un fornitore sul libero mercato dovrà procedere con tale scelta. Specifichiamo che comunque i consumatori, le famiglie in genere, che non procedono con tale scelta entro luglio 2024 non subiranno conseguenze sull'utenza, nel senso che questa non verrà sospesa. Cambierà però il fornitore, perché in automatico la fornitura passerà sul mercato cosiddetto a tutele graduali, cioè il mercato, quel mercato che garantirà la continuità della fornitura e le cui condizioni contrattuali sono definite dall'ARERA. E tale fornitura verrà servita dalla società di vendita che si sarà aggiudicata l'asta bandita dal governo per la zona in cui si ha la propria utenza. Da tale regola però sono esenti determinate categorie, cioè i cosiddetti fragili. Nel dettaglio questi sono costituiti dagli over 75, dai beneficiari del bonus economico, quindi soggetti in difficoltà economica, dalle persone che hanno una disabilità in base a quanto previsto dalla legge 104 del 92 articolo 3, le utenze che si trovano in una struttura abitativa di emergenza in seguito ad eventi calamitosi, oppure che hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa. In tutti i casi, in qualunque momento si potrà comunque scegliere un fornitore sul libero mercato, prestando sempre attenzione al contratto nel suo complesso, quindi non solo all'offerta commerciale, al prezzo della materia prima che ci viene presentato, e quindi prestare attenzione anche alla trasparenza e all'affidabilità della società di vendita.